Pop di folklore, Marilena Pizzirani e Vito Signorile pronti. Sì, siamo Eccoci pronti. pronti. Dunque, noi dovremmo dare qualche notizia riferita al numero sul brigante della settimana scorsa, Yes. in quanto ci hanno telefonato e in effetti noi non avevamo citato alcune fonti da dove avevamo stralciato certi brani. Cioè, si sono arrabbiati? No, arrabbiati No. no, hanno chiesto cortesemente di sapere, siccome in effetti pensiamo che l'interesse possa essere generalizzato, le diamo subito. Abbiamo stralciato da L'uva puttanella di Rocco Scotellaro, da Ode per un brigante di Michele Campione e da C'era una volta un contadino del sud di Campione e Signorile, che sarei io. Poi Saresti c'era condizionale. Lumè Paisi, la canzone che apriva la trasmissione cantata da Otello Profazio su testo di Ignazio Buttitta. E a proposito di Otello Profazio, Ecco. Otello è qui con noi. Ah, buongiorno Otello. Come mi dici Eh buongiorno? beh, che ti devo Siamo un dire? po' un buon pomeriggio. 16, 24 e 53, se Sì. vuoi. Senti, ti posso fare una domanda io? Tu fai No. domande a tutti? No. No, no, non te la fai. Fammi sta domanda, No, com'è che sei proprio... Sai tutto tu, sei onnisciente. dai. Beh, sì, questo, vabbè, questo perché proprio sono nato così, io, sai. Sei eccessivamente versatile. Sì, Io seguo Che vuol dire Primavera. versatile? Appunto, Io lo non so. chiedevo a te, Ecco, lo lo vedi, è so. una delle cose. Se Sono non tutto meno. intendi di niente o ti intendi di tutto, questo volevo saperla da te. La Comunque, tua sei veramente cattiveria molto simpatico. ti No, non sarò ringrazio da te. molto. La tua Sai cattiveria è che ti voglio bene. perlomeno uguale alla mia, guarda. Sì, no, la mia pancia è perlomeno No, uguale alla ecco, tua. perché lì sei un allievo. Ti Verissimo. prego, grazie, Va Otello. bene, Ciao. allora passiamo a presentare il gruppo folcloristico La Murgia e dicendo anche che in apertura di questo numero abbiamo letto, facendo suonare il flauto a un ragazzino di 14 anni, una poesia di Ignazio Schino. Molto bene. Grigia è la Murgia, colore delle sue pietre rosicchiate da geli millenari e spaccate dal sole senza ripari. Grigia è la Murgia, è avara di acqua, dove l'unico umore che non cada dal cielo è sudore che cade dalla fronte di un contadino grigio di fatica, oppure cade dal disperato occhio di un pastore bambino che non ha ancora anni per sapere che la vita potrebbe anche avere altro colore che non sia grigio, come grigia delle sue rocce, la Murgia. Questo fanciullo che suonava il flauto si chiama Ciccio Turi e fa parte del gruppo folcloristico La Murgia. Ti piace lavorare con le canzoni popolari? Sì, mi piace. Come mai così giovane, 13 anni, suoni già così bene? Ho imparato già da 11 anni a suonare lo strumento, ma sto studiando conservatorio adesso. Bene, il gruppo folcloristico La Murgia, che poi è diretto, coordinato da Gianmarino Mottola, Vito Liuzzi, Nino Caldaralo, sono 40 persone, Sì, una quarantina non posso circa, sì, una elencarle quarantina tutte. circa. È un collettivo che cosa si propone di Sì, fare? è un collettivo che intende ricercare i vecchi motivi tradizionali di Noci e della Murgia e anche pugliesi. E voi in che modo In fate che questa modo ricerca? la ricerca è un po' minuziosa perché col passare del tempo le cose sono state un po' travisate, un po'. Noi andiamo un po' con il registratore per le campagne e per anche le vecchie e i vecchi di Noci, coloro i quali cioè Sono i ricordano, depositari appunto, di questa ricordano cultura. vecchi motivi e vecchi balli e
facciamo anche il tipo di ricerca anche per vedere anche durante i balli, ad esempio, i vari movimenti che facevano durante questi balli, e li riportiamo poi al popolo della Murgia, al popolo della Puglia e al popolo d'Italia. Sì, perché voi oltre che cantare queste canzoni, sì, proponete anche dei vecchi balli, tipo la tarantella, la pizzica pizzica. Sono balli tipici contadini. Tipici proprio di contadini. Bene, allora ascoltiamo alcuni brani del gruppo folcloristico La Murgia. Questa canzone si chiama Come s'appuro matrimonio, come si prepara un matrimonio. È un canto di costume pugliese. Infatti, da questo canto viene fuori come le mamme, la madre della ragazza e la madre del ragazzo, prima che i due possano fidanzarsi ufficialmente, patteggino la dote dei due. Ascoltiamola. Buona
sci, chi salto va a quando spussa. Nu margello, nuovo zappone, pono tatuna, dato falciò. Pizza paletto, do margello, un pazzo pastretto e nuove nangu. Ma con di chiù medica porto ognone e un margello, dato buscò. Vito e sa fortuna, e ci da ci ci le vene spussa. Vito e sa fortuna, e ci da ci ci le vene spussa. Come a frangere, non condito più di me ste, ed è piaciuta sa come era mai per me lo batta. Ed è piaciuta sa come era mai per me lo batta. Casi con mamma ri, ogni cosa senta di, che ciò che mi parla di un matrimonio a purete. Che ciò che mi parla di un matrimonio a purete. Che ciò che mi parla di un matrimonio a purete. Buongiorno a tutti voi, ciò che dici non dico più, ma prima di morire voglio vesti a massare. In questa canzone si racconta di una vecchia e ricca zia che sta per morire e raccoglie attorno a sé tutti i nipoti, i quali gareggiano nel fare regali alla zia per poter poi essere considerati bene nell'eventuale testamento. Cucur carazzo zi, che ne da guardi dopi, ma tutta rucco te, quando creggia malla se. Grazie a sé di ciò che dei, di te me rucur te, senza perduti in base, fuori vesti la mappa. Me pesciò ma che, ma che ti dica che ti se vesti a catari, a nasci a massari. Grazie a sé di ciò che dei, di te me rucurde, senza perduti in base, fuori vestra ma pur te. Me pesciù ma che, anche te di che, o giù c'è mulo tu la senta notte di. Cucur carazzi zi, li gattini di dochi, ma tu ti ricordi quando crescia malasse. Grazie a sé di ciò che te. Col cuore carazzia ti regalo queste bestie, però tu domani ricordami nel tuo testamento. Ti ringrazio, caro nipote. Ti ringrazio di queste bestie. Stai tranquillo, mi ricorderò di te. Ma tutta quando creccia mala se. Grazie a sé di ciò che dei, di te me rucurde, senza perduti in base, fuori vestra ma pur te. Me che su ma che, anche tu di che, o giù c'è mu, che c'è che ti, ma avanti ancora tu la sento notte di, chi se veste catari, o ne sci avassari. Cucore carazzi zi, quattro puerce ti tocchi, ma tutta ricordè quando creccia malasse. Grazie a sé di ciò che dei.
«We mammu zit vein», «Mamma, arriva il mio fidanzato». Anche questa canzone è tradizionale e autentica, infatti se ne trova riscontro in altre zone della Puglia e dell'Italia meridionale. Nel foggiano si chiama infatti «Lui, lui muovendo». Si racconta appunto della prima volta che il fidanzato si presenta a casa della fidanzata e vediamo come lo accoglie la suocera. Forse Ottavio Lopinto, che è maestro di musica ed è il coordinatore musicale del gruppo, possiamo chiedere qualcosa di più specifico. Cioè, voi quando trovate queste canzoni, che tipo di azione fate? Cioè, li rielaborate, li riproponete in modo autentico? Ecco, non sempre sono autentiche per intere. Cioè,
ci vengono proposto sentite da vecchi un brano più o meno che si avvicina, non completo per le note, e poi si cerca piano piano di elaborarlo fino a farlo arrivare al motivo giusto, al motivo vero, che noi lo portiamo avanti così. E per i testi invece? Per i testi anche questo, nello stesso modo. Certo, a volte qualche parola viene pure aggiunta perché alcuni ricordano, alcuni non ricordano tutte per intere le canzoni, le parole, come film. Comunque anche in questo modo si cerca di arrivare il più possibile al vero. A tarantella te voglia ballà, a tarantella te voglia ballà, per fare ta tigria. Oi lì, là, tra la 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 e la e la e tra la 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 e la. Vito Signorile ha presentato il gruppo folcloristico La Murgia, collaborazione tecnica di Quintildo Petricola. Da Bari vi saluta Marilena Pizzirani. Oi lì, là, tra la 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 e la e la e tra la 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 e la. Vi ringrazio molto. Siete ancora lì al microfono? Sì, ci sono solo io, perché Otello e Vito sono andati, ognuno a fare un recital. Molto bene. Ti ringrazio molto, Marilena. Marilena Pizzirani da Bari, riprendo la linea a Roma 16:47. Ciao, Marilena.